La relatività ristretta e tutto quanto scritto da Einstein nel 1905 è intriso del suo tempo. Sono cose a cui anche qualcun altro avrebbe potuto arrivarci. C'erano già le basi, molte cose erano nell'aria. Nell'arco di poco ci si sarebbe quasi sicuramente giunti. La cosa veramente straordinaria è che tutti questi splendidi lavori di fisica teorica siano stati prodotti praticamente nell'arco di 6 mesi dalla stessa persona, che era un ragazzo di 26 anni, che non aveva un ruolo ufficiale all'interno della vita scientifica dell'epoca, che lavorava 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, che teneva famiglia e che scriveva gli articoli scientifici nel tempo libero. Ma il vero lampo che ha illuminato la fisica sarebbe arrivato 10 anni dopo, quando Einstein produsse una teoria che davvero non era figlia del suo tempo. E questa sì sarebbe quasi sicuramente uscita dopo molti decenni, se non ci fosse stato lui. Per cui, bando alle ciance, andiamo a raccontarla. Sto ovviamente parlando della relatività generale. Si parte. Abbiamo visto nella scorsa puntata che la gravità che agisce su un corpo per Einstein non è una forza, ma è l'effetto della deformazione della geometria dello spazio-tempo causata dalla presenza del corpo. Einstein coglie che lo spazio-tempo in cui siamo immersi non è qualcosa di immobile, ma si deforma e questa deformazione è generata dalla presenza di masse. Più sono grandi, più aumenta la deformazione, ma su questo torneremo con calma dopo. Vediamo ora un'analogia molto usata per spiegare questo concetto. Ha due caratteristiche. La prima è che è imprecisa e la seconda è che comunque riesce a farci bene immaginare il senso della cosa. Pensate a un lenzuolo teso sul quale viene messa una boccia. Dove appoggiamo la boccia, il lenzuolo che prima era teso si curva. Più pesa la boccia, più si deforma il lenzuolo. Se io avvicino una piccola pallina alla boccia, questa tende a cadere verso la boccia, scivolando nell'avvallamento. Ma se il lenzuolo fosse invisibile, noi vedremmo una pallina piccola che misteriosamente si dirige verso la boccia grande. E avremmo la sensazione che ci sia una forza da qualche parte che la spinge di lì. La cosa che bisogna notare però è che la pallina piccola non è solo qualcosa di passivo che segue la deformazione del lenzuolo, ma a sua volta crea anche lei con la sua massa piccoli avvallamenti e incavi nella superficie, modificando la forma del lenzuolo. L'imprecisione di questo esempio sta principalmente nel fatto che nella realtà lo spazio-tempo ha 4 dimensioni e noi vi siamo immersi completamente. Viviamo dunque all'interno di uno spazio-tempo curvo e dunque tutto cambia aspetto. Ad esempio, la Terra non gira attorno al Sole. La Terra va dritta in uno spazio-tempo curvo. Per comprenderlo bene, dobbiamo prima capire cosa sono gli spazi curvi. Ipotizziamo di avere un navigatore che ci debba condurre dal punto A al punto B. Ipotizziamo che si possa andare ovunque, non solo sulle strade, e impostassimo sul navigatore la distanza più breve. Ci aspetteremmo una linea dritta che parte da A e arriva a B. Supponiamo invece che il navigatore indichi come strada più breve una curva. Beh, ci sembrerebbe oggettivamente strano. Ora prendiamo un aereo che va da Milano a New York. Se guardiamo sul planisfero, la distanza più breve ci sembra ancora una linea retta che unisce le due città. Eppure, dopo qualche ora di volo, guardando fuori dal finestrino, osserveremo la Groenlandia. Sperimentato personalmente. Se guardo sul planisfero mi sembra assurdo, eppure il pilota mi assicura che lui passa di lì e non la allunga affatto. Al che pensiamo che forse a questo punto è meglio guardare il mappamondo e non il planisfero. Perché a scanso di equivoci la Terra è tonda. Vale la pena ricordarlo a volte. Non entro nel dettaglio della cosa, ma provate per esempio a disegnare un triangolo su una palla e poi a misurare la somma degli angoli interni. Ecco, vi accorgereste per esempio che non fa 180, laddove se lo disegnate su un piano fa 180 gradi. Oppure per esempio se io partissi dritto e andassi verso nord sempre e Gualtiero a una certa distanza da me partisse dritto e andasse sempre verso nord, beh, a un certo punto, viaggiando paralleli, ci incontreremmo al Polo Nord, che rimane peraltro uno dei posti meno gettonati per fare serata. Insomma, se costruiamo una geometria su superfici curve, le regole cambiano. In sostanza, una superficie è curva quando ciò che funziona su una superficie piana lì non funziona più. Ad esempio, su una superficie curva il rapporto fra circonferenza e diametro non fa necessariamente pi greco. Dipende. Il concetto che voglio che arrivi è che costruire una geometria coerente per superfici curve è molto molto incasinato. E penso sia chiaro a tutti che per proporre una teoria che tenesse conto di uno spazio-tempo
curvo, bisognava lavorare su una geometria diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. A scuola usiamo la geometria euclidea. La geometria che si occupa di spazi curvi è qualcosa d'altro. E giusto per non confonderla con quella euclidea, i matematici l'hanno chiamata geometria non euclidea. I matematici non è che hanno fatto dei corsi per dare i nomi alle cose, sono pratici, cioè non euclidea. Euclide aveva dettato 5 postulati su cui si fondava la sua geometria. Fra questi ve n'era uno, l'ultimo, poco digeribile. Si dice che lo stesso Euclide ne avrebbe fatto volentieri a meno e si pensa che l'abbia aggiunto solo dopo aver cercato di dimostrarlo dagli altri 4 senza riuscirvi. Si tratta di un postulato dunque un po' indipendente dagli altri, tant'è che ancora oggi nessuno è riuscito a dimostrarlo. A Gottinga nell'Ottocento alcuni matematici, fra cui Felix Klein, decisero di provare a modificarlo e vedere se si riusciva a costruire una geometria comunque coerente. Il postulato in questione diceva che due rette parallele sono come me e Scarlett Johansson. Non si incontrano mai. Questa sperimentazione matematica aprì di fatto la strada alla geometria che sarà indispensabile per la formulazione matematica della relatività generale. Nel 1854 un allievo del grande Gauss avanza un'ulteriore variazione che elimina completamente il postulato delle rette parallele. E sempre quest'uomo inventerà un complicato modello matematico per l'analisi di superfici curve. Ma attenzione al particolare, non in 3 dimensioni, non necessariamente. Il suo modello funzionava per un numero qualsiasi di dimensioni e ricordate che lo spazio-tempo ha 4 dimensioni. Questo geniaccio si chiamava Bernard Riemann e il suo lavoro rimase pressoché inutilizzato, chiuso in un cassetto. Chi se ne frega della matematica su spazi curvi a n dimensioni? Ma arriverà il momento in cui si dovrà aprire quel cassetto. Riemann aveva trovato il modo di calcolare la differenza fra spazi curvi e piatti con un sistema ideato da lui. Questo sistema utilizzava il tensore. Non vi spiegherò cos'è un tensore perché è molto complicato, ma vi voglio dare un accenno impreciso e incompleto, ma giusto per non lasciarlo così sospeso per aria che poi non si capisce più un tubo. Premetto che questa è una semplificazione. I tensori sono un po' i corrispettivi dei vettori, ma con delle regole molto più complicate. Innanzitutto il tensore è una matrice. La matrice è una sorta di scatola con delle caselle all'interno delle quali possiamo metterci qualcosa. Ad esempio, dei numeri. Sono delle invenzioni dei matematici molto utili per fare calcoli complicati. Questo tipo di calcolo è detto calcolo matriciale. Dunque il tensore è un ente matematico fatto a forma di matrice che si modifica in modi molto particolari durante un cambio di coordinate. Tanto per dare un esempio importante in questo contesto, per calcolare le distanze tra i punti all'interno di uno spazio curvo, Riemann usa un tensore che prende il nome di tensore metrico, che è una sorta di vettore dopato e ha 16 componenti, più di gig forse. Provate a immaginarvi come un vettore che tiene però conto anche di una sorta di torsione. Giusto per farci un'idea. Venendo poi più banalmente al nostro spazio, Riemann ci dice che si può curvare in 3 modi. Positivo, negativo o nullo. Quando la curvatura è 0, è il caso di uno spazio piatto. Un'ultima cosa, quando si parla di spazi curvi, non dovete necessariamente immaginarvi delle sfere o delle selle. Anche una piastra, ad esempio, perfettamente piatta ma riscaldata in un certo modo, può essere uno spazio curvo, ma questo lo vedremo in un tutorial a parte, perché faremo dei tutorial. In pratica Einstein utilizzerà questo tipo di geometria per formalizzare l'idea che aveva avuto. Riassumiamo. Eravamo partiti dal concetto che un corpo che fluttua in un campo gravitazionale non avverte il proprio peso. È come la storiella di quello che cade dal 50° piano e ogni piano che passa dice fin qui tutto bene. O fino a qui tutto bene, ma il problema non è la caduta. È l'arrivo. È questo che coglie Einstein. Un corpo in caduta per effetto della gravità non sente la forza di gravità. Quindi abbiamo compreso che c'è una relazione tra un sistema inerziale, come li avevamo visti nella relatività ristretta, e un sistema uniformemente accelerato. Sono simili. E adesso Gualtiero vi fa l'esempio di un corpo che cade di moto uniformemente accelerato. Tutto accade come se l'accelerazione prodotta dalla caduta cancellasse il campo di gravitazione locale. Per cui, se una accelerazione può cancellare un campo gravitazionale, allora potrà anche creare la parvenza
di un campo gravitazionale là dove non ce n'è alcuno. E da qui nasce il principio di equivalenza che permette una generalizzazione di tutti i principi della fisica anche ai moti uniformemente accelerati. E a questo punto, se vogliamo mantenere l'effetto che vediamo ma rinunciare al concetto di forza, dobbiamo cambiare prospettiva e immaginare la gravità come qualcosa di intrinseco nello spazio-tempo, una sua proprietà geometrica. Per Einstein dunque la gravità è la curvatura dello spazio-tempo. In sostanza geometrizza la gravitazione e di conseguenza la gravità non è più una forza. Se ci fosse dovrebbe trasmettersi istantaneamente violando così il principio della relatività ristretta. E invece no, la gravità appartiene allo spazio-tempo, è una sua peculiare caratteristica. Ma l'intuizione veramente geniale di Einstein fu non solo quella di comprendere che la gravità dipende dalla curvatura dello spazio-tempo, facendo sì che gli oggetti si muovano all'interno di questo sistema per effetto della curvatura, ma quella di comprendere che erano i corpi stessi a rendere curvo lo spazio-tempo per effetto della loro massa. Da qui l'immane lavoro di formalizzare questa idea utilizzando la geometria degli spazi curvi e di provare a verificare il risultato applicandolo all'orbita di Mercurio. Ricordate, l'avevamo visto nell'altra puntata, la storia della precessione del perielio di Mercurio che non tornava con le leggi di Newton. Ecco, allettante Einstein verificherà che con la sua teoria Mercurio non faceva più registrare nessuna anomalia. Ecco il risultato finale. Questa non è una semplice formula, questa è un'opera d'arte che lascia senza fiato. Come la Pietà del Michelangelo, gli Iris di Van Gogh, la Divina Commedia di Dante, le Espressioni di Gualtiero, la Bracciata di Popov, la Volée di Federer. Queste sono le equazioni di campo. Sembra una, ma sono 16 equazioni differenziali alle derivate parziali, non lineari, del secondo ordine nelle componenti del tensore metrico di Riemann, nelle quattro variabili indipendenti, x, y, z, t. La parte a sinistra dell'uguale è relativa alla metrica dello spazio-tempo, quella a destra tratta le influenze gravitazionali per effetto di materia, energia e momento. Da una parte c'è un termine che descrive la struttura dello spazio-tempo, in quanto ora lo spazio-tempo è curvo, e lo pone uguale a un termine che descrive ciò che vi è all'interno, il tensore energia-impulso. La materia, gli oggetti, l'energia, i raggi, il contenuto dell'universo deforma il contenitore, ossia lo spazio-tempo. E le deformazioni dello spazio-tempo fanno muovere la materia in una sorta di relazione continua fra contenuto e contenitore. Grosso modo, la forma dello spazio-tempo dice alla materia come muoversi e la materia dice allo spazio-tempo come si deve curvare. Ma come facciamo a sapere se tutto questo è vero? Sì, certo, Mercurio andava a posto, ma non era una prova diretta. Beh, se ciò che abbiamo detto è vero, viviamo in uno spazio-tempo curvo e deve esserci un diavolo di modo di verificarlo. La luce, ancora lei. La luce copre la distanza minima tra due punti. Se questa distanza è curva, dovremmo vedere la luce curvare. E quando curva? Quando lo spazio-tempo si incurva. Cioè, in sostanza, in prossimità di masse. Più sono grandi le masse, più si dovrebbe notare questa deviazione. E un giorno qualcuno decise di verificare se questo avveniva davvero. Per capire se la luce di una stella viene effettivamente deviata da una massa, occorre che tra noi e la stella ci sia una massa di una certa importanza. Un pianeta del nostro sistema solare, per capirci, non era sufficiente, la deviazione sarebbe stata irrisoria, non calcolabile con gli strumenti dell'epoca. La massa che faceva al caso nostro era quella del Sole. Ma c'era un problema: quando tra noi e le stelle c'è il Sole, non vediamo le stelle, tranne in un caso, durante un'eclissi di sole. Già nel 1914 in Crimea si sarebbe verificata una eclissi di sole. Edwin Freundlich, non so come si pronunci questo signore qui, raccoglie l'invito e parte. Sfortunatamente per lui e la sua troupe non becca il momento migliore. Partono il 19 luglio e 13 giorni dopo la Germania dichiara guerra alla Russia. Questi arrivano belli belli in Crimea con le macchine fotografiche, le apparecchiature per i rilevamenti, li scambiano per delle spie e li fanno prigionieri. Dopo qualche settimana rientrano mestamente in Germania in uno scambio prigionieri. La guerra fermò dunque la prima spedizione e fu meglio così, abbiamo spiegato i dettagli in questo video, ma non fermò l'intraprendenza di un pacifista. Tale Eddington partì dall'Inghilterra nel 1919 a capo di una spedizione e andò ad osservare una eclissi di sole. Ovviamente col preciso intento di verificare se la luce delle stelle veniva deviata dalla presenza della massa del sole che si trovava fra noi e le stelle.
Ebbene, la luce deviava di una quantità tale da essere compatibile con i risultati della teoria di Einstein. Fu un grande successo riportato dalla stampa di tutto il mondo. Avevamo la prova diretta. L'idea di uno spazio-tempo curvato dalle masse era corretta. La teoria di Einstein dunque funziona, ne consegue tra le altre una cosa fondamentale. L'universo può essere inteso come un oggetto fisico, cioè ha delle proprietà sue, che non sono le proprietà delle galassie e della materia che contiene. È l'universo stesso un oggetto fisico. Non è stata una rivoluzione da poco. Curiosamente, la relatività venne letteralmente bandita nella Germania nazista, entrando nel calderone di quella che venne chiamata scienza degenerata. Avevamo già fatto un video a suo tempo su Van Gogh e l'arte degenerata di quel periodo. Poi la relatività l'aveva pure fatta un ebreo, quindi insomma, non si poteva vedere sta cosa. In compenso, i nazisti studiarono con grande attenzione la teoria della terra cava, quando si dice l'acume. Ma la relatività non ebbe maggior fortuna nella Russia comunista, in quanto considerata teoria troppo astratta e distante dall'imperante materialismo. Eccoci arrivati. Ma le puntate non erano 10? Sì. Siamo arrivati alla fine e ne abbiamo fatte 8. Già, è il tempo che si contrae. No, abbiamo ancora due argomenti da trattare che sono strettamente correlati e che sono famosissimi. E il più famoso di tutti sarà l'argomento della puntata numero 9, il paradosso dei gemelli. Curious continua la sua attività grazie alle persone che si iscrivono al canale, che condividono i nostri video, che commentano e soprattutto a quelli che gentilmente decidono di partecipare alla nostra raccolta fondi. Prossimamente una novità, vi racconterò come potrete essere produttori del nostro prossimo progetto. Datemi ancora qualche settimana. Grazie a chi ha già dato, se volete unirvi alla schiera dei finanziatori di Curious, lascio in descrizione il link alla pagina dove trovate le modalità. È facile, potrete richiedere libri, dischi, fare offerte a sentimento. Gli aggiornamenti sulle nostre attività, incontri, conferenze, esposizioni, corsi, concerti, li pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook e sul sito dell'associazione Atelier. Trovate tutto in descrizione. Per approfondimenti, come sempre, il blog L'infinito teatro del cosmo. Qui la relatività generale è spiegata come Einstein comanda. Alla prossima, col paradosso dei gemelli. Un'ultima nota a margine, la relatività in realtà identifica ciò che in natura è assoluto e quindi non varia al variare del sistema di riferimento. Con lo stesso formalismo esprime l'indipendenza delle leggi fisiche rispetto a vari osservatori e l'invarianza della velocità della luce. Einstein era dispiaciuto che non si chiamasse teoria degli invarianti, anche se in effetti teoria della relatività fa un po' più figo.